Buonasera a tutte, buonasera a tutti. Mi sono connesso un paio di minuti prima, così faccio coppia con i ritardi delle volte precedenti, che col cielo della luna, con le macchie lunari, avevo. Oggi lo recupero con questo anticipo. Allora, intanto buonasera a tutte quante. Mi rivolgo solo alle donne, perché la luna è solo per le donne. Vediamo a cara Maristella, buonasera. Iniziano gli amici belli, le persone belle ad apparire. Tanto uso sempre questi minuti per fare un po' di. Vi ricordate che ho un gruppo, una pagina Facebook che si chiama Nel Labirinto della Commedia? Vi ricordate che ho un blog che si chiama Nel Labirinto della Commedia? Vi ricordate che ho un canale YouTube a cui vi dovreste iscrivere tutti quanti e tutte quante? Mirko Cittadini? Ah, ecco, arrivano anche i maschietti, Maurizio, Ezio, Francesco, buonasera, Massima. Niccolò Masotto. Masotto, noi maschi dobbiamo gestire gli scioperi che fanno a scuola con le nostre famiglie, le nostre creature. Vi ricordate che ho anche un gruppo, una pagina, un gruppo, scusate, chiuso Facebook che si chiama In Cammino con Dante, ben 6.070 membri iscritti, una cosa impressionante. Saluto tutte le amiche e tutti gli amici di In Cammino con Dante, i 6.000 e passa membri del gruppo Caministro Sovrano. Allora, beh, vedo che vi siete belli tutti quanti attivati. Viva le Morgane, le fate, le streghe, le piccarde. No, no, non scioccherare. Buonasera Fausto, buonasera Giuliana. Vediamo un po', sì, beh, buonasera a tutte le belle persone che stanno arrivando. Dai, ancora un paio di minuti. Ah, intanto mi cerco anche il Word da condividere, se no non vediamo niente. Eccolo qua, lo vedete? Aspetta, che giusto devo scioperare, che se no è un po' invadente. Vediamo, remove, ok. Ma io direi che potremmo quasi quasi partire. Tra l'altro, scusate, visto che ci siamo, perdo un po' di tempo con voi, così provo un po' anche ad aggiornarvi di cosa mi è saltato in mente per questo mese, perché abbiamo iniziato marzo, pazzerello o fa brutto o fa bello, diceva mia nonna. Ciao Francesco, ma sì, ho dato una battuta sulle donne, che maschi permalosi, ho una vita di androcentrismo. E guardate come reagiscono la sera delle lune, la luna, il canto terzo del paradiso è femmina. Guardate ragazzi che il paradiso è femmina. Vediamo un po', prima di, voglio un po' così, vediamo un po' cosa in mente per voi a marzo, perché io mi sono fatto un calendario che poi non riesco a mantenere. Marzo, marzo, marzo. A marzo. Allora, a marzo tornerò un po' a parlare di inferno, eh. Mi tocca perché qua, quindi l'11 marzo preparatevi perché farò una capatina sull'inferno perché dobbiamo chiarire delle cose. Invece il 18 marzo parlerò del cielo di Mercurio, quindi farò il canto quinto, il canto sesto del paradiso. E poi abbiamo il 25 e 26 marzo, abbiamo i Dante D, che sono questa cosa, perché adesso che ci siamo accorti che Dante è, che Dante tira, allora adesso tutti pensano a Dante, ma è dal 2018 che io parlavo di Dante e facevo i Dante D, tutti i D. Comunque, per il Dante D, io ve lo dico già, io parlerò di Beatrice, farò un bell'incontro paradisiaco su l'infallibile Beatrice, giusto? Il purgatorio è sotto il segno di Venere, sotto la follia rosa di Venere, come direbbe Ilma. Va bene, dai, ho
così, mi sono un po' perso in amenità, ma adesso si va. Allora, la volta scorsa, Paradiso, canto secondo, mi ero dedicato a cercare di districare un canto che comunque aveva una sua complessità. Ci sono delle faccine arrabbiate, capirò perché. Vabbè, cinque faccine arrabbiate, ammazza. O non sapete gestire le faccine, o proprio faccio arrabbiare. Giusto, la commedia è femmina, assolutamente. Allora, la volta scorsa, questa è la femmina di casa mia che sta piangendo nell'altra stanza. Vabbè, ma ci è stato, è la piccola Luna, quindi ci sta benissimo anche mia figlia questa sera. Allora, la volta scorsa avevo cercato di districarmi in un canto che aveva una sua complessità. Il canto secondo del Paradiso, ho ricevuto moltissimi segnali di stima, insomma, di gradimento. Il canto, come l'ho spiegato, vi è piaciuto. Mi è stato segnalato anche un piccolo errore che io ho fatto e mi sento di doverlo correggere, perché nel canto secondo c'era un contento che io ho un po' lasciatomi prendere dalla letizia paradisiaca. Ho detto proprio contento come sinonimo di felice, invece era contento come sinonimo di contenuto, di qualcosa che conteneva. Però l'indicazione che mi ha fatto in privato molto delicatamente un ascoltatore è assolutamente giusta. Non c'è un commento, guardate tutti i commenti, chiaramente non c'è un commento in cui contento non sia proprio l'idea di continuo latino. Invece, secondo me, Dante lì mette un'ambiguità, cioè dal punto di vista del significante c'è un'ambiguità forte, perché in un contesto di letizia quel contento vuol dire sì contenitore, ma secondo me nella polisemia vuol dire anche contentezza. E no, cara Cristina, le faccine arrabbiate sono di una donna. È una donna arrabbiata con me, ma vabbè, io non faccio il nome ovviamente perché sono un galantuomo, però se questa persona vuole dirmi perché è arrabbiata, io molto volentieri battaglierò. Allora, primo cielo, la volta scorsa appunto siamo entrati in questo primo cielo dove avevamo visto che sì, era un canto in cui vedevamo già il magistero di Beatrice, insomma Beatrice appare come magistra di teologia, sale in cattedra e dà una bella sistemata a Dante. Abbiamo anche visto come proprio già nel paradiso si gettino le basi per staccarsi da questa logica infera, per cui le spine di Caino, come si potrebbe dire, responsabili delle macchie lunari, in realtà vengono confutate immediatamente. Poi c'è un principio quantitativo che era un principio che Dante aveva messo nel convivio, un principio di natura averroista, e Beatrice smentisce anche che l'universo non può essere quantitativo, e subentra un principio metafisico qualitativo dove appunto c'è una letizia paradisiaca e, come potremmo dire, la luce che viene incontro a noi, e incontrandosi con i vari astri, con i preziosi corpi, fa una lega, fa diversa lega, e qua si genera, da un uno si genera una molteplicità. Questo più o meno è il vario riassunto del canto precedente. Vi rimando però al mio canale YouTube a vedere che cosa dicevo lì. Ma, ecco, questa è la cosa importante. Avevamo anche visto, e questo ci interessa stasera, come in questo canto teologico, dottrinale, tra l'altro con un proemio bellissimo, voi che siete in piccoletta barca, come in un canto comunque di quelli tosti, Dante inseriva tutta una simbologia che è una simbologia lunare, cioè il fatto di essere nel cielo della luna non è indifferente per Dante, e questo è un principio che noi vedremo in tutti i cieli. Ah, io ve lo dico, quest'anno faremo tutti i cieli, magari su alcuni starò a fare un canto, come oggi faccio Paradiso 3, a volte ne farò di più, a
a volte ne farò tanti legati a uno stesso concetto, cioè l'empirico ve lo faccio tutto, però io voglio fare tutti i cieli. Quindi partiamo con la Luna, volta prossima Mercurio, Venere, Sole e avanti, avanti. Anzi, per alcuni cieli dedicherò anche due dirette, come ho fatto per il cielo della Luna, anche il cielo del Sole avrà due dirette e addirittura penso quattro dirette per l'Empireo. Detto ciò, vediamo appunto che Dante utilizza assolutamente le caratteristiche. Scusate. Fantastico. Beh, ma puoi guardare anche il festival e guardarmi dopo, eh. Tra l'altro, Mirella a me è molto cara per delle cose, insomma, è una donna curiosa, attenta, che mi sta seguendo e che mi dà grande soddisfazione da più punti di vista e apprezzo tantissimo la sua vitalità e la sua curiosità. Basta. Diretta strampalata oggi. Mi sono anche già perso. Ecco, queste caratteristiche del pianeta, queste caratteristiche dell'influsso astrologico del pianeta fanno parte della sostanza. Avevamo visto l'acqua, la perla, il diamante, avevamo visto gli specchi. Gli specchi sono, risentono di un fortissimo influsso lunare, i demoni lunari evocati dagli specchi. Quindi, in qualche maniera, Dante costruiva il secondo canto, sì, con un rigore teologico, un rigore di pensiero, ma al tempo stesso utilizzando tutta una serie di simbologia selenica. Questa cosa la vedremo anche questa sera con questo canto. Tra l'altro, canto importantissimo perché vediamo la prima anima del paradiso. Quindi sentiremo parlare la prima anima del paradiso e vediamo che cosa. Va a dire, ovviamente è una donna, non poteva che essere una donna. La prima anima dell'inferno a parlare era una donna, la prima anima del paradiso è una donna, e nel purgatorio iniziavamo nel cielo di Venere, però lì avevamo un amico, però un amico un po' particolare. Vi invito a rivedere la mia serata che avevo fatto su Casella, il canto dell'amico sirena, quindi era un amico sirenico. Vai, partiamo. Quel sol che pria d'amor mi scaldò il petto, di bella verità m'avea scoperto, provando e riprovando il dolce aspetto. E io, per confessar corretto e certo me stesso, tanto quanto si convenne, levai il capo a proferer più erto. Quel sol che pria d'amor mi scaldò il petto. Beatrice si presenta come sole d'amore che scalda il petto. Se vi ricordate, nel canto secondo, a un certo punto, mentre Beatrice argomentava, di fatto gli diceva: ormai tutti i tuoi argomenti sono neve al sole. Allora, c'è un principio in tutta quanta la commedia che è un principio di scioglimento. Inferno, canto secondo, quando Dante è tutto quanto dubitoso, non sa se partire o meno, soprattutto non sa, ah, ma chi ti manda? E d'altronde ha un fantasma davanti, Virgilio, che gli dice: vieni, seguimi, andiamo all'inferno. Giustamente Dante gli dice: vabbè, ma quali sono le tue referenze? Le referenze sono altissime, cioè mi manda Maria. Ma quando sente appunto nominare Maria, Lucia, ma soprattutto Beatrice, Dante, tutte le resistenze di Dante si sciolgono come i fiori notturni, i fiori sotto il notturno gelo che si aprono e si dischiudono, alzano leggermente la testa al sole. Allora, la commedia è questa: da un inferno, ghiacciato, infernale, invernale, da una paralisi invernale, che è una paralisi dello spirito, a una eterna primavera. Il paradiso è un'eterna primavera. Ed è bellissimo che sia un'eterna primavera e non un'eterna estate, perché comunque implica sempre una fioritura perenne, un continuo rinascere, rigenerarsi. Allora, quindi Beatrice appare come sole che scalda, che scioglie. Quindi colei che provando e riprovando, qua siamo proprio nei termini della questio, della discussione accademica che c'è stata tra Dante e Beatrice nel canto precedente, e tutto questo cosa porta?
una bella verità da un dolce aspetto, quindi la verità, sapere la verità, non è che la verità ti fa male, lo so, come si dice, non siamo, Dante non è un permaloso che se sbaglia mette il broncio, Dante è vero che è superbo, ma non è un narcisista, non è assolutamente una brutta persona, Dante è contento di aver capito una cosa che non conosceva, ha una bella anima mercuriale curiosa, e lo vedremo quando faremo il cielo di Mercurio, di quanto Dante sia mercuriale, e insomma è Dante contento di aver imparato delle cose nuove, come siete contenti voi quando mi ascoltate. E quindi lui è già pronto a dire qualcosa, ma visione apparve che ritenne a sé me tanto stretto per vedersi che di mia confessione non mi sovvenne. Sta per dire una cosa e di colpo vede qualcosa, perché appunto siamo in una dimensione estatica, il paradiso è il luogo delle visioni, arriva qualcosa che distrae la sua attenzione. Quali per vetri trasparenti e tersi, over per acque nitide e tranquille, non si profonde che i fondi siem persi, tornan di nostri visi le postille debili sì, che perla in bianca fronte non vien men forte alle nostre pupille, tali di Dio più facce a parlar pronte. Perch'io, dentro all'error contrario, corsi a quel ch'accese amor tra l'uomo e il fonte. Una botta di simboli lunari come se non ci fosse un domani. Quali per vetri trasparenti e tersi. Ritorna l'immagine dello specchio. Vedete, ricordate lo specchio, quanto c'era lo specchio nel canto secondo, e vedrete che questo è un canto di specchiati sembianti. Lo specchio appartiene alla simbologia selenica. Oppure per le acque nitide e tranquille, e anche la luna e l'elemento liquido dell'acqua sono estremamente connesse. Quindi siamo assolutamente in una dimensione sotto il dominio di Diana, sotto il dominio delle dee della Luna, Proserpina, Ecate, siamo dentro quel mondo lì. Tra l'altro, rinvio a un bellissimo libro di Edi Minguzzi, Dizionarietto esoterico di Dante, un libro bellissimo che proprio fa vedere i legami che ci sono addirittura tra la Luna e i canti del paradiso terrestre abitati da Matelda. Non si profonde che i fondi siem persi. Perso vuol dire perduto, o è perso inteso come quel colore rosso scuro che vira il nero? Allora, secondo me è un perso colore perché, o animal grazioso e benigno che visitando vai per l'aere perso noi che tenemmo il mondo di sanguigno. Perché è un link importante con il canto quinto di Francesca e vedrete che il canto terzo del Paradiso dialoga costantemente con il canto quinto di Francesca. Cioè, abbiamo una situazione di, diciamo così, di trasformazione e di integrazione di quello che era avvenuto in Francesca. Allora, gli paiono come tu vedi riflesso in uno specchio, oppure vedi riflesso dentro delle acque, le postille, qua postille, le forme, il viso, ma sono proprio le postille, è un qualcosa che ha a che fare con le note, è un qualcosa di metatestuale, addirittura così deboli che perla in bianca fronte non vien men forte alle nostre pupille. Come una perla bianca su fronte bianco, bianco su bianco. Ma anche la perla, abbiamo visto la volta scorsa, nel canto secondo, la Margarita, è assolutamente un simbolo lunare. Cioè, in queste terzine Dante continua a ribadire la potenza della luna. Dante è sempre coerente, ma è anche economico. Cioè, Dante utilizza tantissime immagini, ma se noi andiamo a vedere, di solito le immagini sono legate a dei campi di forze coerenti ed economici. Non
Non è mai dispersivo Dante, e per quello i suoi canti sono così belli, così potenti, così efficaci e ci arrivano diretti, perché sono canti energetici. E furono appunto, e vedi queste immagini che sembrano le immagini di un riflesso di uno specchio delle acque, pronte a parlare, al punto che io caddi nell'errore contrario di quello che fece Narciso, cioè dell'uomo che si innamorò della propria immagine. Narciso vede la propria immagine riflessa in uno specchio d'acqua, si innamora di quel riflesso, cioè non capisce che quello è un riflesso, prende una cosa falsa per una cosa vera e muore nelle acque. Ma questo è l'errore contrario. Attenzione, l'errore infernale, la logica infernale in cui noi siamo e che è stato smentito nel canto precedente, quando si è visto che l'universo è retto da un principio qualitativo e non scientifico. Non è la scienza che spiega niente, okay? Non è il dogmatismo che spiega niente. La scienza non è oggettiva, la scienza è un monoteismo, è una monocultura, è utilissima, è preziosa. Senza la scienza non sarei qua a godere di questo bellissimo canto con voi, ma non è un regno dell'oggettività, è un regno della probabilità. Leggetevi Helgoland di Rovelli. Allora, l'inferno è il regno, la logica infernale è il regno dove noi prendiamo le cose false per cose vere e stiamo a piangere se la Barbara D'Urso chiude il suo canale. Prendiamo delle cose false, i media, la TV, le notizie che ci propongono e prendiamo per vere. Il paradiso è un regno dove le cose vere potrebbero sembrare false. L'altra volta. Non l'altra volta quando ho parlato del canto secondo, ma il discorso che ho fatto quel bel dialogo con Lorenzo Bastida, abbiamo concluso, e spero che Lorenzo fosse d'accordo con me, perché avevamo ormai poco tempo, e cioè io ho concluso dicendo che noi Dante non lo prendiamo più seriamente, invece Dante va preso seriamente, soprattutto nei canti del Paradiso, invece noi prendiamo seriamente l'inferno. L'inferno è il riflesso, l'inferno è la parte sbagliata, è la parte non reale che prendiamo per vera. Il paradiso invece è reale e noi lo prendiamo per falso. Occhio, occhio. Subito sì, com'io di lor m'accorsi, quell'estimando specchiati sembianti, per veder di cui fosser gli occhi torsi. Quindi, vede questa immagine, cosa fa? Tac, si gira indietro perché pensa che sia il riflesso di qualcosa, ma dietro non c'è niente. E nulla vidi, e ritorsi lì avanti, dritti nel lume della dolce guida che, sorridendo, ardea negli occhi santi. Beatrice lo guarda, sorride. Non ti maravigliar perch'io sorrida, mi disse, appresso il tuo pueril coto, poi sopra il vero ancor lo pie non fida. Il tuo errore puerile. Dante è bambino, ma è ancora un bambino puerile, non è il puer integrato, sano, gioioso che vedremo alla fine del paradiso, il puer che si abbevera della luce di latte. Questo è un puer ancora incompleto. C'è di mezzo San Paolo che dice che c'è l'uomo, ci sono delle cose che capiamo da bambino, ci sono delle cose che capiamo da uomo, e quando finalmente le capiamo da uomo, le capiremo per speculum in enigmitate. Eccolo lì. Ci sono delle cose che ancora non riusciamo a capire e delle cose che noi riusciamo a capire per speculum, attraverso lo specchio. Eccolo qua. Dante non è ancora un homo novus, siamo al canto terzo, cosa pretendiamo da lui? Si sta iniziando un po' a fare. Quindi non ti meravigliare perché io sorrida che sei un fesso, gli sta dicendo. Il vero ancor lo pie non fida. Siamo incerti in questo paradiso, facciamo un po' fatica a muoverci. Questi primi canti del paradiso, almeno fino al settimo, insomma, Beatrice va giù pesante, ci sono tantissime dissertazioni. Paradiso 4, Paradiso 5, Paradiso 7, ci sono tantissimi momenti in cui
Beatrice deve un po' irrobustire quest'uomo spiritualmente fragile, gracile, che deve mangiare ancora un po' del pan degli angeli. Allora abbiamo bisogno di fare un po' di ripetizioni. Allora, i primi canti del paradiso, che sono canti di solito meno amati, sono le ripetizioni. Cioè dobbiamo avere dei prerequisiti per poter accedere ai primi, insomma, personaggi. Poi ogni tanto, insomma, ci regala poi un Giustiniano, per carità. Ma te rivolve come suole a voto. Vere sostanze son ciò che tu vedi, qui rilegate per manco di voto. E c'è questa bellissima rima, mi sembra che si dica equivoca, tra voto e voto, che sono omografe ma non omofone, mi piace questa finezza, cioè si scrivono nella stessa maniera ma non si leggono nella stessa maniera, voto, voto, ma scusate, ma voto e voto non sono due parole che si specchiano? Attenzione, perché qua di questa roba qua ci fa diventare matto Dante, gli specchiati sembianti. Stiamo parlando di uno specchio, stiamo parlando di uno specchio lunare, stiamo parlando di uno specchio evangelico, per speculum in enigmitate, e abbiamo questo voto e voto, due parole che si specchiano, prendendo questo verso esattamente come linea di riflesso. Però parla con esse e odi e credi che la verace luce che li appaga da sé non lascia lor torcerli i piedi. Quindi tu hai un po' i piedi incerti, ma parla con loro, ascoltale e credi. Ecco cosa dobbiamo fare noi davanti al paradiso. Dobbiamo interrogarlo, porre delle domande, ascoltarlo, perché se non ascoltiamo non capiamo niente, e poi credere. È facile essere felici. E io, all'ombra che parea più vaga di ragionar, drizzami e cominciai quasi come uom cui troppa voglia smaga. Tra l'altro qua mi verrebbe da dire una cosa, ma la dico anche proprio, appaga, vaga e smaga è una serie rimica che noi troviamo addirittura nel canto 19° del Purgatorio, cioè con la femmina Balba, che era una donna mostruosa, era una donna in un contesto anche di magia saturnina, insomma in un contesto negativo, e qua ritorna la stessa serie rimica. Per cui in qualche maniera vediamo quel principio di integrazione. Allora, non dovevamo buttare via per tutto quanto di quella femmina Balba. Quella femmina Balba aveva degli aspetti storici che non andavano bene, ma dal punto di vista simbolico, archetipico, aveva delle cose preziose. Era un aspetto, e infatti era un'altra che sotto lo sguardo di Dante, come sotto il sole, si fa più bella, si migliora. Cioè dobbiamo un po' togliere l'apparenza, c'è un problema di un'apparenza che un po' ci confonde. E quindi, rivolto all'anima che è più desiderosa di parlare, quindi c'è un'anima che lo sta guardando lì, bella, sorridente, intanto guardiamole che belle che sono queste anime del paradiso, sono lì che arrivano, queste anime così opache, poco nitide, che sembrano trasparenti. Queste sono le uniche anime che riusciamo un po' ancora a intravedere. Tra l'altro, perla bianca su bianca fronte, parte di un cortocircuito mistico che Dante ci sta sottoponendo. Come fa a essere una cosa bianca su bianca? Come il libretto di Munari Cappuccetto Bianco, è quella roba lì. Ecco, con quest'anima più desiderosa di parlare, che è lì tutta quanta bella, e lui dice, vabbè, parliamo con te. O ben creato spirito, che arai di vita eterna, la dolcezza senti che non gustata non si intende mai. Grazioso mi fia se mi contenti del nome tuo e della vostra sorte. La dolcezza della vita eterna che non gustata non si intende mai. Capire il paradiso dobbiamo farne esperienza. C'è una dimensione gustativa. Sapere, hoc est intelligere, cioè noi capiamo soltanto attraverso una dimensione sensitiva. Questa è mistica pura. Il sapere è sapore. Allora, c'è un sapore di paradiso. Marco Ariani ha scritto delle cose mirabolanti sulla
dulcedo mistica e sui i sensi spirituali della commedia. Noi non possiamo il paradiso, dobbiamo farne esperienza, dobbiamo gustarlo. Vi invito a riguardarvi la diretta che ho fatto su Glauco e l'esperienza di Dio, i sette luoghi privilegiati dell'esperienza di Dio. Quindi dobbiamo gustarlo, sto paradiso. Ma poi guardate cosa dice: grazioso, mi fia, o animal grazioso e benigno. Vedete questi link che continuano a rimandarci a Francesca? Che cosa vorrà dire? Ma fammi sapere chi sei e qual è la vostra sorte. Ondella pronte con occhi ridenti, la nostra carità non serra porte a giusta voglia, se non come quella che vuol simile a sé tutta sua corte. Basta, ci basta sta terzina, abbiamo capito tutto. Il nostro amore non chiude le porte a nessuno. Questo è il paradiso. Il nostro amore non chiude le porte a nessuno. Quella voglia che vuole simile a sé tutta la sua corte. Ma non è una massificazione, non è una, come potrei dire, un'omologazione. Lo vedremo. Però c'è un bisogno di avere una stessa voglia, di essere consonanti assieme. I fui nel mondo vergine sorella, e se la mente tua ben sé riguarda, non mi ticelerà l'essere più bella, ma riconoscerai chi son piccarda che, posta qui, con questi altri beati, beata sono in la spera più tarda. Io fui nel mondo vergine sorella, si presenta appunto come una suora, una Clarissa, poi capiremo, ma lì dice soprattutto: Dante, guardami bene, mi conosci, Piccarda, Piccarda Donati, sorella di Forese Donati che noi incontriamo in Purgatorio 23 e Purgatorio 24, il Forese della Tenzone, tra l'altro anche lì c'è una bella diretta che ho fatto, e sorella di quel Corso Donati, personaggio nefasto dei neri, leader della fazione avversa e rovinosa per Dante, ma Piccarda Donati è parente di Gemma Donati, parente della moglie di Dante. Quindi in qualche maniera si conoscevano, ma Dante non la riesce a riconoscere perché questa Piccarda è diventata più bella. Vedete anche il tono del paradiso, il tono di queste anime, altro che Pape Satan Aleppe. Vedete come tutto è armonioso, la musicalità, i fui nel mondo, vergine sorella, e se la mente tua ben se riguarda, non mi ticelerà l'essere più bella. Certo, anche Francesca parlava così, però Francesca era una raffinata, Francesca chiaramente è un'anima di quelle preziose, ma non è che troviamo queste cose qua negli altri, poi, vabbè, insomma, le selezioni anche scolastiche dell'inferno cercano sempre di vedere le cose anche più eufoniche, più armoniose, ma le anime dei dannati parlano in tutt'altra maniera. E io sono qui posta con gli altri beati nella sfera più tarda, nel cielo più lento, nel cielo più lontano. La Terra è al centro dell'universo, 9 cieli, i cieli hanno velocità diverse. Sono arrivata qui, nel cielo più lontano. Attenzione, lo vedremo nel canto successivo che non faremo, quindi lo vedrete se volete leggervi il canto quarto, che è bellissimo ed è anche facile, secondo me, ma le anime non risiedono nei cieli. Queste qua sono arrivate giù da qualche parte. Da dove? Lo vedremo. I nostri affetti, che solo infiammati sono nel piacere dello Spirito Santo, letizian del suo ordine formato. Allora, perché noi pensiamo che il paradiso sia tiepido, caloso, sia frigido, quando abbiamo una donna che dice: i miei affetti è infiammato solo nel piacere dello Spirito Santo? Tra l'altro, alcuni hanno anche detto: perché sta cosa dello Spirito Santo? Cioè, cosa c'entra? Perché non ci sono tutte e tre? Cioè, qual è la funzione dello Spirito Santo? E hanno anche provato a fare delle
dei ragionamenti lambiccati. Però lo Spirito Santo è pneuma, è relazione, è fuoco, è quello che tiene legato insieme tutto quanto. È la relazione. Oggi possono essere tutta una serie di connessioni estranee, ma quello che a noi interessa, che qua lo Spirito Santo è l'aspetto relazionale della Trinità. Ma anche senza, ma lasciamo perdere lo Spirito Santo, che è bellissimo. Infiammati nel piacere. Ma come parla questa qua? Parla d'amore, parla amorevolmente, ma è un amore infiammata di piacere. Ragazzi, stiamo attenti, perché qua siamo. Scottano. E questa sorte che par giuco tanto, però ne data, perché fuor negletti i nostri voti e voti in alcun canto. Eccolo qua di nuovo. Li vedete gli specchiati e sembianti? Voti e voti. Quindi può sembrare a voi che noi siamo qua perché i nostri voti furono negletti. Quindi queste anime sono qua perché mancanti di voti. Uno studioso molto serio, Gabriele Muresu, si pone una domanda: ma la Luna viene presentata, lui dice, poi lui ha una soluzione bella, sembrerebbe essersi presentata, presentarsi soltanto in degli aspetti negativi. O meglio, Muresu dice, i critici tendenzialmente dicono che il cielo della Luna è il cielo, sembrerebbe più sfigato. Insomma, l'incostante Luna è anche espressione di Shakespeare, di Romeo e Giulietta. La luna volubile, incompleta, frammentata, sono tutte cose che hanno a che fare con una simbologia lunare. Ecco, Gabriele Muresu dice: non è così, e ve lo dico pure io: non è così, perché sono canti bellissimi e meravigliosi. Però ecco, in qualche maniera loro spiegano una caratteristica, cioè un aspetto di volubilità, un aspetto di incostanza. I voti sono stati mancati, poi vedremo perché. Però sentiamo lui: Ond'io a lei, nei mirabili aspetti vostri. Risplende non so che divino che vi trasmuta da primi concetti. Risplende non so che divino. Queste qua anime sono bellissime. Però non fui a rimembrar festino, per questo non fui veloce a riconoscerti, ma orma aiuta ciò che tu dici, sicché raffigurarmi più latino. Inizio a capire meglio. Ma dimmi, voi che siete qui felici, desiderate voi più alto loco per più vedere e per più farvi amici? Allora qua Dante fa ancora la domanda del bambino, però del bambino ancora sciocchino, puerile, del bambino che fa le domande stupide, non del bambino che fa le domande belle, intelligenti, perché non è ancora homo novus, è ancora al di qua dello specchio, di quello speculum per speculum in enigmitate. E dice: ma ascoltami qua, ma adesso, ma voi che siete qua più lontani, siete felici veramente? Non vorreste essere più felici? Tra l'altro, desiderate, iniziate a guardare quanto appare la parola desiderio, disio, desiderio, perché il canto di Francesca era il trionfo dei desiri, nostri desiri. Quali colombe dal disio chiamate? Insomma, stiamo parlando di desiderio. In questo cielo della luna stiamo parlando di desiderio. Con quell'altro ombre Pria sorrise un poco. Allora, le anime devono portare pazienza. Questo dice le scemenze e loro, vabbè, Beatrice gli avrebbe detto chissà cosa, però siccome risponde, gestisce la cosa Piccarda, Piccarda la gestisce meglio di Beatrice. Beatrice gli avrebbe fatto un pippone teologico impressionante. Piccarda invece è un'anima bella, un'anima lunare. Da indi mi rispose tanto lieta, ch'arder parea d'amor nel primo fuoco. Caspita. Sembra ardere d'amore nel primo fuoco. Gli infiammati del piacere dello Spirito Santo. È sempre è questa incandescenza bellissima del paradiso. Frate, fratello, fratello. Quando è che torneremo noi a chiamarci fratelli e sorelle in questa società infera che ci vuole tutti competitor e non fratelli? Frate, la nostra volontà quieta, virtù di carità, che fa volerne sol quel che avemo ed altro non ci assetta.
la nostra volontà quieta, virtù di carità. Ci fa volere solo quello che abbiamo, ma non è un accontentarsi timido o di rinuncia, è proprio accogliere la pienezza di quello che abbiamo, è un non lamentarci, è un non voler essere Ulisse che supera le barriere. Tra l'altro, io avrò prima o poi un incontro con Maristella Ulisse, perché la sto aspettando per una cosa che dobbiamo un po' io e lei duellare amabilmente. Non c'è la voglia di superare confini, ma non perché appunto è un aspetto di rinuncia, perché noi dobbiamo anche capire di fare centro di quello che abbiamo e capire la fortuna che abbiamo. Pensare la bellezza di quello che abbiamo e la fortuna che noi abbiamo. È un po' come un bicchiere, una caraffa e una damigiana. Quando sono piene, sono felici tutte e tre, sono piene tutte e tre, anche se hanno capienze diverse. Quando un'anima è inondata dall'amore di Dio, non ha voglia di altro, non c'è invidia se siamo soddisfatti. È proprio un invito a essere soddisfatti, alla realizzazione piena di sé. Quando tu sei realizzato pienamente, quando tu sei realizzato pienamente, assolutamente, assolutamente non puoi che brillare ed essere contento. Se desiassimo essere più superne, foran discordi i nostri disiri dal voler di colui che qui ne cerne, e vedrai, non capere in questi giri, se essere in carità è qui necesse e se la sua natura ben rimira. Chi ci ha scelto, chi ci ha destinato qui, ci desidera in un certo maniera. Il suo amore è tale per cui noi non vogliamo niente che non sia in sintonia con il suo amore. E guardate che non è una tirannide, non è una manipolazione psicologica, non è un lavaggio del cervello per cui tutti quanti siamo gregari. Le anime appaiono in tutta la loro pluralità, una pluralità di caratteristiche uniche e irripetibili, ma pur essendo tutte diverse e tutte sono orientate assolutamente nel medesimo fine. Anzi, è formale a esto beato esse. Allora, Piccarda, intanto abbiamo visto già due donne, proprio l'8 marzo, c'è cioè Beatrice Paradiso II e Piccarda, cioè quando spiegano, allora Piccarda sicuramente ha una dimensione affettiva più dominante rispetto a quella di Beatrice, cioè la Beatrice del canto secondo, perché poi la Beatrice del canto quinto è quella che dice: sì, io ti fiammeggio nel caldo d'amore. Però non è che questa non sta argomentando con una sorta di intelletto. Cioè, ecco, non abbiamo le donne stereotipate, non sono le pupe. Piccarda è una donna che parla latino. Tenersi dentro alla divina voglia. Noi riusciamo a stare dentro la gioia della vita. Noi riusciamo a stare dentro l'amore di Dio, noi riusciamo a stare dentro la bellezza del cosmo. Il problema è che se adesso noi divina voglia ci mettiamo dentro cose troppo catechistiche, rischiamo di fare casino. Noi stiamo dentro la bellezza dell'universo, da come ci stiamo comportando storicamente, no? Noi non stiamo dentro, ma guarda che non è un dentro negativo. È proprio trovare il proprio posto, trovare il proprio centro. Percuna fansi nostre voglie stesse. Stiamo parlando di un'armonia celeste per cui tutte le voglie diventano un'unica voglia. Non c'è un annullamento dell'identità, non c'è un qualcosa di confuso. C'è una fusione mistica che pure mantiene tutti assolutamente distinti. Sicché, come noi siamo di soglia in soglia per questo regno, a tutto il regno piace, come lo re che in suo voler ne invoglia. Se fosse amico il re dell'universo, noi pregheremmo lui della sua pace, e nella sua volontade è nostra pace.
pace, R. Nella sua volontà c'è la nostra pace. Se noi ci accordiamo e stiamo dentro la voglia divina, se noi stiamo dentro, mi piace questa dimensione collettiva del paradiso, troviamo la pace. Perché stiamo male? Perché noi non abbiamo voglia di stare dentro questo progetto di bellezza. È questo che ci frega. È questo, noi non abbiamo, non riusciamo ad accontentarci, non riusciamo ad essere felici, ma non è che non ci accontentiamo, noi non riusciamo a riconoscere la nostra felicità. Non riusciamo a orientare la nostra vita all'interno di un'armonia cosmica. Ma che fricchettona che è Piccarda, ma che New Age che è Dante, ma che hippie, ma che medievale, ma che facile che la fa. E intanto siete contenti? Cioè, la domanda che voi vi dovete fare di fronte a queste frasi è: siete felici della vostra vita? Siete felici? Boh, allora potete andare avanti così. Non siete felici con tutto il vostro scientismo, razionalismo, dogmatismo, della logica, monoculturismo, eccetera, eccetera, monoteismo della ragione. Fatti non fosti a vivere come bruti, che bella questa frase di Ulisse. Volete stare così? E naufragate, perché ci vuole qualcos'altro. E Dante l'ha detto chiaramente in Paradiso 2: basta un approccio alla vita quantitativo. Basta. Basta. Adesso piango. Chiaro mi fu allora come ogni dove in cielo è paradiso. Etsi la grazia del sommo ben d'un modo non vi piove. Se l'inferno era fatto gerarchicamente, per cui più scendevamo e peggio stavamo, se il purgatorio era fatto gerarchicamente, per cui più salivamo, meglio stavamo, nel paradiso non c'è questa logica qua. Siamo tutti felici. Mi fu chiaro allora come ogni dove in cielo è paradiso. Tutto è paradiso, per citare un libro dantesco bellissimo. Bellissimo. La grazia del sommo bene non vi piove in un solo modo. La gloria di colui che tutto muove per l'universo penetra in una parte più e meno altrove. Il Dio piovoso. L'idea della pioggia è un'altra caratteristica della dimensione lunare. L'acqua, la pioggia. Però la pioggia, mi verrebbe da dire, non è soltanto della dimensione lunare, perché tutto il paradiso è un'eterna pioggia che scende e irrora e nutre tutti quanti. Ma siccome egli avviene su un cibo sazia, vedete che ritorna sempre la dimensione gustativa, che è l'unico modo per accedere, cioè il sapere è una forma di nutrimento, di quasi una bulimia spirituale. Infatti, sempre rimandando a Edi Minguzzi, il cielo del sole dei sapienti è strettamente legato all'influsso con i cerchi dei golosi, con la cornice dei golosi. Ma siccome egli avviene su un cibo sazia ed un altro rimane ancora la gola, che quel si chere e di quel si ringrazia, così fecio con atto e con parola per apprendere da lei qual fu la tela onde non trasse infino a cola spuola. Cioè, vuole capire qua com'è che questa tela non si è conclusa, perché questo arazzo è incompiuto, cioè perché c'è stato questo manco dei voti. E guardate che la simbologia del telaio è una simbologia della dea potentissima. Anzi, una delle prime simbologie della dea è la simbologia legata al telaio, la dea tessitrice, Circe, l'eparche. Circe, quando appare a Ulisse nell'Odissea, appare che sta tessendo e cantando. Penelope, cioè la dea, è legata tra i simbolismi potenti della dea, tra i vari simbolismi c'è anche, io guardavo se c'era un libro da pescare velocemente, c'è anche l'idea
del telaio. Guardate che Dante non mette mai una parola a caso. Questo uomo è da salvare. Perfetta vita e alto merto in cela, donna più su, mi disse, alla cui norma nel vostro mondo giù si veste e vela. Santa Chiara. Perfetta vita e alto merto in cela. Questi sono i bellissimi neologismi danteschi con io. Indiarsi, immiglia, intuiarsi, immiarsi, trearsi. C'è una donna più su. Anche qua, più su dove? Santa Chiara, dov'è? È sempre in quel posto là. Non sappiamo dove sia. Noi Santa Chiara però non la vediamo, non la vedremo mai. Però c'è. Perché fino al morirsi vegli e dorma con quello sposo che ogni voto accetta che caritate a suo piacer conforma. Quindi Piccarda voleva farsi, cioè era diventata una monaca clarissa. Dal mondo per seguirla, giovinetta, mi sono perso, fuggimi e nel suo abito mi chiusi e promisi la via della sua setta. Lei decide di seguire la giovinetta e di fuggire dal mondo. Uomini poi, a mal più che bene usi, fuor mi rapiron della dolce chiostra, iddio si sa qual poi mia vita fusi. Quel giorno più non vi leggemmo avanti. Salsi colui che indanellata pria m'avea con la sua gemma. Ste donne reticenti, le donne non vanno, le donne della commedia non scendono nei dettagli, lo sa Dio che vita ho fatto. Tra l'altro c'era una leggenda su Piccarda, una leggenda che diceva che questa quando era stata presa dal monastero, dopodiché lei aveva pregato ed era, si era fatta ricoperta di lepra per non cedere alla violenza. Invece qua Dante... Invece sembra che Dante prenda le distanze da questa idea, cioè Piccarda ha vissuto la sua donna, cioè qua c'è un problema di matrimonio, un matrimonio combinato, Corso Donati decide di fare un matrimonio, la rapisce e se la porta via. Tra l'altro, nell'archetipo della dea, nell'archetipo di Persefone, Persefone è uno dei volti della dea, della luna, scusate. La luna è Diana, Selene, Persefone, Ecate. Questi sono le caratteristiche. I tre volti della luna. La luna è trina, come Dio, è una trinità lunare che si contrappone a una trinità celeste, solare, uranica. Persefone viene rapita, Core, la fanciulla, viene rapita da Ade e portata negli inferi e stuprata. Queste sono donne abusate, donne violentate, donne strappate, donne che hanno perso la loro libertà. L'archetipo della luna è tanto nell'immagine del liquida, delle acque, della perla, della tela, tanto che nella violenza. L'archetipo, il simbolo, non è mai una cosa sola. Ha delle cose in buono, ha delle cose in male. E questo deve essere importante. Lo sa il Dio che cosa mi fu. Questo endecasillabo è proprio, secondo me, proprio indica la delicatezza, il pudore della donna, di questa dimensione intima. Pia, detto lei, è un'altra creatura impressionante in questo. Un epigrafe, una piccola Spoon River di una terzina e un endecasillabo e c'è già tutta una vita. Oppure la stessa Francesca, quel giorno più non vi leggiamo avanti. Cosa vuol dire? Cos'è successo? Hanno fatto l'amore? Sono stati ammazzati in flagrante? Cos'è successo? Dante ci tiene così, pensosi. E la Marchesa restò pensosa. Roland Barthes, quando commenta un Sarrasin di Balzac, mi sembra, il racconto dice, la Marchesa, conclude così, la Marchesa restò pensosa e tutti quanti noi di fronte ai classici non è pensosi, ci tiene sospesi. La commedia non le dà a un lettore pigro, un lettore attento deve venire a fare un percorso. Che cosa è successo? Non ci interessa.
non è questo il punto, non è la dimensione infra che interessa, non è un'anima che si lamenta delle sue cose, delle sue miserie. Le anime del paradiso non sono lamentose come quelle dell'inferno. È un'anima che ha sofferto, ma adesso è in un'altra dimensione di gioia. Come state intanto? Vi state divertendo? Vi sta piacendo questo canto? E quest'altro splendor che ti si mostra, dalla mia destra parte che si accende di tutto il lume della spera nostra, me di sé intende. Allora sono in due, cioè sono in tante. Ma ce n'è anche un'altra. Allora, qua è una cosa interessante, perché le donne, allora qua dovrei aprire una parentesi da 8 marzo sulle donne a livello numerico nella commedia, ma le donne si presentano nel paradiso in diadi. Piccarda e Costanza, Imperatrice Costanza, e poi vedremo nel canto nono, nel cielo di Venere, Cunizza e Rab, la puttana. Quindi ci sono questi due, questa caratteristica. A volte sono due, a volte è legato al numero 4, a volte è legato al numero 5, insomma, è una cosa meravigliosa e complessa. Quindi quello che ti sto dicendo di me, te lo dico anche di questa, di un'anima che si accende di tutto il lume. Qua inizia questa cosa bellissima, per cui le anime del paradiso non amano tanto parlare di sé, ma preferiscono sempre parlare di qualcun altro. Giustiniano, addirittura l'imperatore Giustiniano, vedremo nel canto sesto, decide di parlare di Romeo di Villanova. Cunizza deciderà di parlare di qualcun altro. Cioè, le anime sono sempre desiderose di parlare bene di qualcun altro. Non c'è invidia. Sorella fu, e così le fu tolta di capo l'ombra delle sacre bende. Anche questa. Ma poi, che pur al mondo fu rivolta contra suo grado e contra buona usanza, non fu dal vel del cor giammai disciolta. Quest'è la luce della gran Costanza, che del secondo vento di soave generò il terzo e l'ultima possanza. Costanza d'Altavilla. Allora, qua inizia una cosa complessa. Intanto la gran Costanza, la madre di Federico II, la nonna di Manfredi. Veniva già nominata da Manfredi nel canto terzo, quindi anche questa cosa, cioè le anime e i canti si possono anche legare con delle connessioni, canto terzo del Purgatorio, in qualche maniera a un richiamo, un aggancio col canto terzo del Paradiso. Tra l'altro, Federico II è all'inferno, lo abbiamo messo tra gli eretici in Inferno 10, però Federico II è un personaggio che ha un grandissimo peso, una grandissima importanza. E tra l'altro, forse, chissà, un domani si potrebbe parlare, adesso vediamo se c'è un mio amico qua che si fa vivo, ma sarebbe bello anche parlare di Federico II e tutto quello che riguarda il Federico II nella commedia e soprattutto il suo trattato di falconeria, che è tutta una serie di risonanze importanti nella commedia. Però, per esempio, ecco, Manfredi, quando si presenta nipote di Costanza, quindi non si presenta come figlio di Federico II, ma nipote di Costanza e padre di un'altra bella Costanza. Quindi in qualche maniera la discendenza imperiale diventa una discendenza matrilineare. Molto interessante questo aspetto. Gli aspetti femminili nella commedia, in questo periodo io li sto studiando molto per una cosa che speriamo vada in porto. Però quando si dice che Dante è misogino, ma leggiamolo un pochino sto Dante e vediamo quanto è misogino. Intanto mi godo un po' di complimenti. Quindi, ecco, questo è l'altro punto interessante invece. Non fu dal vel del cor giammai disciolta. Dice, sì, è vero, è stata presa, sottratta anche lei, quindi tutte quante hanno questa specie di archetipo di Persefone, Proserpina, rapita, che domina le loro vite. È un'influenza della luna, come tutti gli altri aspetti che abbiamo visto dell'archetipo della dea. Però, eccolo qua. Sì, giusto, giusto, giusto. Bravissimo Roberto Fiorini.
Tra l'altro sono tantissimi i momenti della commedia in cui insomma, Lino Pertile sostiene che il canto 24esimo del Purgatorio, questo famoso nodo della lingua che viene a un certo punto nominato tra il dialogo tra Dante e Buonaggiunta, avrebbe proprio a che fare con il De Arte Venandi, con Angus. Però insomma, l'aspetto dei falconi, tutte le similitudini ornitologiche della commedia potrebbero pescare anche da qua. Grazie dell'integrazione, Roberto. E allora sta dicendo che si è stata rapita, si è stata presa, ma dal cuore non fu mai disciolta quel velo, cioè dice però rimase sempre nel cuore. Rimase sempre nel cuore, Monaca Clarissa. Allora, qua la questione sarebbe un pochino più complessa, perché, come dicevo, il personaggio Federico II è un personaggio comunque scomodo in Dante, cioè Dante lo apprezza perché Dante è un figlio imperiale, però insomma è un po' delicata la faccenda di Federico. Allora, c'è un po' il bisogno, tra l'altro c'erano anche delle leggende sul connubio di Costanza per generare Federico II, insomma Dante sente un po' il bisogno di pulire la nomea di Federico II, di ridimensionarne le parti più spigolose, quindi Manfredi presentato quasi come un novello Cristo, Costanza, questa anima luminosa del cielo della luna, questa santa, insomma, figlia di Manfredi. Dante cerca di prendere questo personaggio scomodo che è Federico II e attorno di rendere migliori tutti quanti gli altri. Ma la cosa bellissima è che se voi vi leggete i canti successivi, vi accorgerete che Beatrice, quando farà una discussione, Paradiso 5, sul problema del voto, cioè, perché Dante fa una domanda, qui una domanda davvero interessante a Beatrice, ma scusa, ma se queste qua sono vittime passive, e anche la passività è una caratteristica lunare, perché è un astro che riflette passivamente una luce gli altri, la luna stessa è uno specchio. Allora, se questa passività non comporta una scelta da parte loro, ma perché queste devono essere nella sfera più tarda? La domanda è legittima, cioè, qual è il sì? Perché sembrerebbe quasi che Dio un pochino se la prendesse con loro, fermo restando che loro sono felici. Questo è il tema di Paradiso 5. E Beatrice dà una risposta molto, molto, molto dura. Beatrice dice, beh, ma aspetta un attimo. Queste qua potevano scegliere, perché il dono più grande che è stato dato a noi è la libertà, è il libero arbitrio. Oh, Muzio Scevola, cioè, ma ci sei bruciato una mano. Allora, il voto non è una cosa con cui tu puoi scherzare. Cioè, queste qua dopo hanno condotto una vita, sposate, hanno fatto figli, non è che possiamo proprio chiudere un occhio. Sono felici, sono luminose, sono bellissime, sono in paradiso, ma il voto è una cosa seria. E allora, è bellissimo perché un po'. Io farò il canto quinto, però vi dico non starò tanto sull'aspetto del voto, starò più sull'aspetto di Mercurio e delle caratteristiche dei mercuriali anche a livello simbolico, e poi voglio stare su Giustiniano di più. Però leggetevelo anche con la parafrasi, con i commenti, perché di fatto Beatrice dice sì, vabbè, Costanza non ha, Piccarda non ha mentito, è che aveva, cioè, c'è un aspetto relativo con il voto, c'è un rapporto relativo col voto e c'è un rapporto assoluto. Ma basta, non voglio andare altro perché adesso ci immergiamo in questi ultimi endecasillabi. Anzi, ve lo metto tutto su una stessa, scusatemi. Okay. Così parlommi e poi cominciò Ave Maria e cantando vanio come per acqua cupa cosa. Grave. La terzina è un capolavoro. Così mi parlò e poi cominciò Ave Maria. Questa inarcatura spezza addirittura Ave e Maria, è la più audace inarcatura di tutti i tempi.
così audace soltanto Inferno 26 quando mi dipartì da Circe. Cioè, stanno cantando e per rendere l'effetto visivo di queste anime, perché voglio vedere, di queste anime che sprofondano. Ma anche qua è interessante, è un cortocircuito mentale. Non sprofonda in basso, sprofondano in alto. Ma sprofondano in alto come se un sasso cadesse nella profondità dell'acqua. L'alto e il basso entrano in cortocircuito. Siamo in un momento di disorientamento mistico, estatico. Per rendere l'effetto visivo, Ave Maria. La forma, la metrica che diventa sostanza. E guardate di nuovo le parole specchiate, gli specchiati sembianti. Oddio, cosa è successo? Non vi vedo più. Cantando e cantando, voto, 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 voto. E cantando e cantando. Come per acqua cupa cosa grave, e caddi come corpo morto cade. Grazioso, re, pace, disio. Ce n'era un altro che non mi ricordo più. Vabbè, e come per acqua cupa cosa grave. Come un peso scende giù nell'acqua cupa, così loro sprofondano nella grandissima luce. Luce e ombre. Acqua cupa, ah, persi, persi era l'altra cosa. Acqua cupa, cosa grave. Allora, qual è la risposta di Piccarda a Francesca? La risposta di Piccarda a Francesca è che forse Francesca, non è il problema che lei abbia amato Paolo, ma che in qualche maniera nell'amare Paolo non è stata dentro la divina volontà. Ha mal orientato il tutto. Non è stato in un disegno armonico. Tra l'altro, il problema di Francesca è un problema di incesto, perché i cognati vengono considerati a livello incestuoso. Questa terzina è meravigliosa. Come per acqua cupa, cosa grave. La vista mia, che tanto lei seguì io, quanto possibile fu, poi che la perse, vedete che ritorna il perse? Come le acque perse? Volsesi al segno di maggior disio, e Beatrice tutta si converse. Ma quella folgorò nel mio sguardo, sicché da prima il viso non sofferse, e ciò mi fece addimandare più tardo. Sta per dire una cosa, ma Beatrice gli appare sfolgorante. E allora io vorrei farvi notare una cosa, e stiamo concludendo. Allora, ma intanto volevo farvi notare che il fatto che Piccarda e le anime svaniscono e sprofondano in una grandissima luce, trova il corrispettivo in un sasso pesante che cade giù in un'acqua scura nera. Questo parallelismo tra cosa luminosa che sale come una cosa pesante che scende in una cosa oscura è proprio la logica mistica. Cioè, noi non dobbiamo cercare Dio attraverso cose che assomigliano, ma attraverso immagini che ci devono creare dei cortocircuiti. Cioè, per trovare Dio non devo andare a cercare immagini rassicuranti, ma devo andare per immagini dissomiglianti, turpi. Questo è il modo per accostarsi al divino, questo è il cortocircuito. Allora, o bianca perla su bianca fronte o sprofondo nella luce immensa come un sasso cade nell'acqua oscura. Tra l'altro, il canto secondo del paradiso era un canto dominato da questa lux tenebrosa, logica ossimorica. Certo, le due strade è la sinestesia o appunto questa logica ossimorica. Ma a parte questo, volevo provare a riprendere tutto quanto il canto. Allora, vediamo un po', provo a farlo con voi, faccio un esperimento. Faccio un esperimento. Allora, il canto parte con Beatrice che arde come un sole. Ok?
Poi c'è una visione di donne che appaiono come nell'acqua. Poi c'è tutto un discorso di Piccarda centrale, diviso in due parti. Quindi c'è un Piccarda A che parla, diciamo così, c'è un Piccarda che parla della felicità. Poi c'è Piccarda che parla più che altro della sua storia, e poi c'è Piccarda che parla di Costanza, giusto? Dopodiché, le immagini ritornano a essere come nell'acqua e ritorna Beatrice spolvorando. È una struttura a chiasmo. Beatrice Sole. Immagini nell'acqua, Piccarda, 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 immagini nell'acqua, Beatrice come sole. Allora, la struttura a specchio che abbiamo visto, la struttura a specchio di voto, voto, che voto, voto l'abbiamo visto sia in verticale come sistema di rime, sia come parole vicine come geminazio e oppure cantando, cantando, è una struttura a specchio che pone tutto quanto il canto. Allora, il chiasmo ABBA, il chiasmo è una struttura speculare, spero che di non confondervi, ma insomma, casomai mi chiedete, ecco, tutta l'idea dello specchio, dello specchiato sembiante, del riflesso, eccetera, di questo archetipo potente della luna, addirittura è dentro la struttura del canto. Il canto stesso è fatto con una struttura chiastica e anche per esempio il canto successivo, che è il canto quarto, è costruito in una struttura chiastica. Lo dico il 98% perché potrei confondermi, però mi sembra che parte in un modo, cioè Dante fa due domande, Beatrice parte dall'ultima e poi risponde alla prima. Sì, non dovrei aver sbagliato. Allora, questo qua, dai, ci siamo, questa qua è la bellezza del canto terzo del paradiso. Allora, in qualche maniera intanto vediamo già una prima anima. Vediamo una prima anima e assolutamente vediamo la logica, che è già dove Dante mette già in chiaro che non c'è competizione, non c'è tu sei meglio di me, cioè non c'è il principio della lupa, non c'è il principio della superbia, non c'è il principio dell'invidia. Tra l'altro, attenzione, canto sesto dell'Inferno, superbia, invidia, avarizia, come dice giustamente sempre Gianni Vacchelli, non è un problema soltanto etico, è un problema politico. Ciacco, Ciacco, ma non solo Ciacco, anche il sodomita fiorentino nel canto sedicesimo, ribadiscono più volte che superbia, invidia e avarizia sono i tre mali, sono il virus di un sistema sociale, politico che non sta in piedi. Il fatto di non essere invidiose, il fatto che Piccarda parli bene di Costanza, non è una questione di diplomazia, di cortesia, di, come si chiama, galateo. È un esempio di pratica di liberazione, pratica di liberazione politica. Cioè, queste anime sono esemplari perché applicano nel loro essere un qualcosa che dovrebbe essere anche un sistema etico, un sistema molare, morale, molare del dente. Ecco, questa è la cosa secondo me più importante. Rileggetelo, riguardatelo. Dall'altra guardate la grandiosità di Dante che riesce al tempo stesso a tenere un canto che tutto sommato noi lo vediamo è anche molto facile, molto insomma, leggibile, non c'è bisogno di dover capire tutte le parole, non mi sono tanto fermato io su quello. È un canto trasparente, appunto, come le acque. Eppure Dante, poi a livelli su, quindi c'è cioè, un canto molto bello in generale. E poi vediamo un gioco che è un gioco di archetipo lunare che domina non solo la sorte di queste anime, il rapimento di Persefone. Le monache smonacate,
ma prende tutta una simbologia: la perla, l'acqua, lo specchio, la tela, l'arazzo. È sempre, batte sempre lì la passività e diventa addirittura struttura e forma. La struttura chiastica di tutto quanto il canto è addirittura delle parole che si specchiano tra di loro. L'errore di Narciso, ma al tempo stesso Dante ci dice: in questo gioco di specchi siete sicuri di non essere voi il riflesso? Cioè, chi è il riflesso? Chi è la vera? Dov'è l'immagine e dov'è il corpo che produce l'immagine? A questa risposta Dante risponderà solo alla fine. Però, amiche e amici cari, mi raccomando, prendiamo seriamente Dante, prendiamo seriamente il paradiso. La bellezza, no, poi Lorenzo Bastida mi sgrida, l'aspetto etico-politico, se no poi mi sgrida anche Gianni Vacchelli, l'aspetto archetipico, se no vi sgrido io, l'aspetto archetipico-simbolico. Spero che vi sia piaciuta questa serata, spero che abbiate gradito. Io concludo un po' prima oggi, quindi non faccio un po' meno del solito. Vi rimando alla settimana prossima, giovedì 11 marzo, dove tornerò a parlare di Inferno. E parlerò, pensate un po', di Francesca, Ulisse e Ugolino, perché appunto provo un po' a chiarire alcune cose della logica infernale. Eh sì, mamma mia, la sensualità mistica del paradiso. Bella sta immagine, mi piace tantissimo. Sì, Maristella, le anime sono infuocate. Sì. Provate, cioè, tutto il paradiso, non è una sala asettica igienizzata d'ospedale bianco. È proprio, è un incendio. Le anime, e Piccarda è Piccarda è ancora un po', insomma, una fiammetta mite. Ci sono di quelle anime che quando parlano, cioè le anime paradiso quando parlano sono impressionanti. Sì, è vero, non ci avevo pensato, Fausto. Canto decimo, quello dove c'è Federico, Farinata e Cavalcante, no, è un capolavoro del chiasmo. Sì, ma ogni tanto le strutture chiasmiche ritornano. Ringrazio tutti quanti. Dai, allora ci vediamo settimana prossima. Torno a parlare un po' di inferno, ma parlo di inferno perché per dimostrare quello che penso del paradiso, eh. Tra l'altro, la volta prossima parlerò anche di Farinata, cioè faccio proprio i big dell'inferno. Faccio Francesca, Farinata, Ulisse e Ugolino, ma li farò in chiave, in modo trasversale. La serata si chiama La Commedia degli Equivoci, quindi vedrete dove voglio andare a parare. E ringrazio tutte le persone che mi hanno seguito, tutte quante voi, tutti quanti voi. La rivedrete su YouTube a breve. O ricordatevi che ho una pagina Facebook nel Labirinto della Commedia, c'è un bellissimo gruppo chiuso Facebook, però se voi entrate io vi faccio entrare, vi scrivete, faccio entrare In Cammino con Dante. Il mio blog nel Labirinto della Commedia e poi il canale YouTube Mirko Cittadini. Iscrivetevi perché ho 10 persone, dai, su, voglio arrivare. No, no, dai, non voglio arrivare a niente, voglio essere felice e basta. Se no, dopo entro anch'io nelle basse voglie infernali. No, no, fate quello che volete. L'importante è questo affetto, e insomma, è importante amare il paradiso. Ciao a tutte, ciao a tutti.